Dando il benvenuto a tutti gli sportivi, la polisportiva sta loro da voi, in collaborazione con gli sponsor, la Sandalion, servizi integrati e la Rivei, ricambi veicoli industriali dei fratelli Antonio e Pier Giorgio Cerda di Cagliari. E con il patrocinio del comune di Gavoi presentano la gara Tanoro Gavoi Santo Oloro. Agli ordini del signor Fuggi di Lecco, coadiuvato dai signori Addis di Olbia e il signor Canu di Sassari, scenderanno in campo le seguenti formazioni. Il Santo Oloro schiera Deliperi, Oggiano, Bellu, Elia, Medda, Frau, Filigheddu, Nardo, Cocceli, Niedu, Sias. In panchina con il mister Pitalis, Marongiu, Pitalis, Arricca, Mazia, Sanna, Bacci, Marziano. Taloro, Fadda, Sedda, Satta, Pelogu, Silvetti, Gutierrez, Cherchi, Zappino, Canessini, Piredda, Mele. In panchina con il mister Ivan Cirinà, Parisi, Frau, Mura, Melis, Mazzette, Piras, Noli. Un buon divertimento a tutti. Buon pomeriggio dal Maristia e si gioca all'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Il Taloro cerca di riscattare l'ultima sconfitta di Pula e di difendere il secondo posto. Il San Teodoro invece reduce dallo scivolone a Calangianus dopo una lunga serie positiva. Temperatura polare a Gavoi, si parte. Taloro in maglia bianca, San Teodoro in completo scuro. Il cross in aria, l'uscita di Fadda, pallone insidioso. Prova a sfruttare questa situazione. In mezzo alla deviazione, ci ha provato Medda, palla ancora in angolo. Cherchi, Canessini, si incugna in aria, il destro, Deliperi, grande risposta del portiere Viola. Mele, come al solito ottima difesa della palla, Piredda, cambia gioco per Zappino, il tiro in porta, la deviazione e la palla finisce in rete, Taloro in vantaggio, Mattias Canessini l'ha messa dentro. Fuori causa Deliperi ingannato dal tocco dell'argentino, 1-0, torna al gol Mattias Canessini. Sede impressioni su Sias, Cherchi avanza con il suo tipico passo. Cherchi la mette in aria, il colpo di testa, Zappino, ancora lui, palla alta. Cherchi svaria molto sul fronte offensivo. Tocco di esterno perfetto per Zappino, converge, lo scarico per Canessini, tiro alto, gioca bene il Taloro. Sias punta Silvetti, in verticale per Niedu, Fadda e poi c'è il salvataggio sulla linea, Pierres, San Teodoro vicino al pari. Inizia la ripresa, Taloro che conduce per 1-0 grazie al gol di Canessini al quarto d'ora. Come al solito va Cherchi, il colpo di testa alta. Da due passi ha mancato il 2-0. Chiama lo schema, la mette lunga, Mele sulla linea salva tutto. Che pericolo per il Taloro. Cherchi se ne va Satta, la mette sul secondo palo, Mele, la sponda, Canessini, ancora Mele, le gol! 2-0, il capitano non sbaglia. Raddoppio del Taloro, Roberto Mele. Va a raccogliere gli applausi del Maristiai, partita in salita per il San Teodoro. Possibilità di girarsi il cross, il colpo di testa di Filigheddu, Fadda la tiene. E non ce la fa più Piredda, lascia il campo al suo posto Salvatore Mura. Canessini, c'è spazio per la ripartenza, Zappino in aria, il destro a lato. Si è aperto un varco, il Santo Doro non si arrende, la conclusione è troppo debole. Sulla palla anche Pitalis, va a me del destro, sporcato, e arriva.
arriva anche il triplice fischio finale, il Taloro torna a vincere 2-0. Decidono i gol di Canessini e Mele. San Teodoro che ha provato a pareggiare ma non ci è riuscito. La partita finisce sotto la neve. E come da copione i giocatori del Taloro salutano il pubblico del Maristiai. Da Gavoi è tutto, grazie per averci seguito. Alle prossime partite del calcio sardo.